La Fondazione Stelline inizia oggi il suo percorso verso Expo 2015 nel segno di Leonardo da Vinci. Infatti, con la mostra The Last Supper, che è un'installazione di design, in omaggio al Cenacolo, ricordo che proprio qui, a pochi metri dalla sede della Fondazione, abbiamo infatti Santa Maria delle Grazie, che ospita la grande opera di Leonardo da Vinci. Abbiamo un'installazione tutta dedicata al tema della condivisione, con un tavolo che simboleggia l'infinito e Cristo, circondato da 12 sedie. L'ultima cena fu un sacrificio nel quale Gesù Cristo offrì se stesso a Dio, ma più in generale evidenzia la necessità di un ripensamento per quanto riguarda il rapporto tra singolarità. È per questo che Giuda è qui invece proposto con una superficie riflettente. Giuda è un modello di umanità che, oltre alla falsità, ingloba anche, come dire, un concetto di individualità, cioè di un individuo che pensa sostanzialmente a se stesso. Oggi noi vogliamo proporre con quest'opera un modello che abbia forte la dimensione della comunione, della partecipazione. Infatti Cristo, che è il tavolo, e che questo tavolo nel suo disegno ricorda il nastro di Möbius, quindi l'infinito, non c'è interno ed esterno, non c'è dentro o fuori, e per estensione non c'è quindi luce e buio, vero o falso. Per questo che per noi il tavolo rappresenta Cristo, e il tavolo rappresenta Cristo perché Cristo è servizio, quindi il tavolo in qualche modo si fa, diventa mensa, e quindi che accoglie. Last Supper è un'opera che ha necessitato una progettazione molto particolare e intensa. Questo perché la sfida era creare un elemento, una scultura, un oggetto che portasse in grembo un messaggio molto profondo, importante, e allo stesso modo avesse una purezza di linee, poche curve, pochi elementi, questo gioco tra pieni e vuoti che sono un po' alla base della mia ricerca professionale. Tutto questo è stato possibile anche dalla capacità, dalla volontà di un artigiano doc, Simone Davide, che ha sposato da subito questo progetto, superando dei limiti tecnici notevoli, perché ha fatto tutto interamente a mano questa curva, rendendola sinuosa e facendo provocare delle sensazioni in primis a noi e poi speriamo anche in tutti quelli che vedranno e entreranno in contatto con quest'opera. Maestro, io sento. Sento io, maestro. Dica così per un po'. Maestro. Maestro, io sento. Sento io. Io sento, maestro. Per me e per Giovanni in primis, la condivisione parte dal progetto. In effetti, come per noi, che quest'opera entra in contatto anche con altri artisti come Luigi Presicce, Maurizio Vierucci e Giulia Cran. C'erano delle donne in giro per la città. Il lavoro Bread, Wine, Flesh nasce da una ricerca sull'ultima cena, che ci fa vedere un tavolo come proprio quello che conosciamo, in realtà solo che è vuoto. C'è un grande lenzuolo bianco e tutto coperto di farina bianca. Dentro la farina vediamo delle tracce di una persona che se n'è andato, e sul tavolo c'è seduto un piccione. Da questa idea del, diciamo, Spirito Santo, messaggero, piccione colomba, sono andato un passo avanti, tenendo il testo che aveva scritto molto bello, forse era un piccione, Luca Doninelli. Ho usato questo testo come sottovoce in un video che questa volta racconta attraverso lo sguardo di un corvo e una lumaca quello che c'è dopo. Pigeons are not very spiritual animals. Turtles and none of them moved. Look just like pigeons. 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 The pigeon was standing motionless. Ho deciso di leggere il testo prima di tutto, ovviamente, perché è fondamentale, è base del lavoro e collega l'ultima cena prima con il lavoro nuovo Bread, Wine, Flesh. Introduce nel video, ma ho deciso di non leggerlo io come nel video, ma di interpretarlo stasera da due adolescenti. Perché? Perché secondo me loro sono il nostro futuro, sono anche la nostra coscienza. Aveva visto solo un piccione.
Qui due zuppa entro piatto mia, qui duete. Dove vi faccio a voi, la do fare all'altri. Non è una performance. Siamo partiti dall'ultima cena, passando per il lavaggio dei piedi, e arriviamo al bacio di Giuda.